Sarà una partita vibrante, avvincente, agguerrita, a tratti spettacolare, anche molto nervosa quella fra Centuri e Fondi, una partita che riserverà davvero tantissime emozioni. Simone Olleia ha la prima chance della partita, coglie l'esterno della rete, poi ci prova ancora una volta il giocatore ospite, non trova però lo specchio della porta, palla persa poi da Di Martino che forse subisce un fallo, c'è questo contropiede micidiale condotto dalla Centuri, il gol da parte di Angeletti, le proteste però da parte della formazione ospite saranno plateali per questo sospetto intervento irregolare avvenuto a centrocampo nei confronti del numero 10. Poi c'è la Latina che forza sulle ali del vantaggio, sviluppa questa azione con Di Giorgi che trova Gaito appostato sul secondo palo e per lui è un gioco da ragazzi realizzare il gol del 2-0. Centuri dunque che si porta sul doppio vantaggio, ma a questo punto là il Fondi non ci sta e prova con questa conclusione che viene però intercettata di mano da Angeletti e c'è il calcio di rigore che viene concesso al direttore di gara, trasformato in maniera glaciale da Alessio Frainetti che non perdona dal dischetto e accorcia dunque le distanze, 2-1 per la Centuri. Dopo pochi minuti è già successo di tutto e c'è ancora questa conclusione da parte di Simone Olleia che per poco non sorprende Ciarla sul proprio palo, Ciarla che sarà molto impegnato in questo primo tempo, il Fondi attacca da tutte le parti e per la Centuri sono davvero è un primo tempo davvero di grande sofferenza, di grande compattezza difensiva, poi però non perdona, questa volta Ciuffa che ha un motorino su Polpacci, riesce a trovare uno spiraglio e a realizzare di punta il gol del 3-1, molto importante perché alleggerisce un pochettino la situazione, anche se il Fondi continua però a premere e a concludere da tutte le parti. Poi c'è però anche questa chance nel finale del primo tempo per Abenda che viene neutralizzato da Oresti. Il primo tempo dunque si chiude con il risultato di 3-1 per la Centuri, una gara che ha visto il Fondi sviluppare molto gioco e il Latina segnare, una rarità visto tutte le precedenti partite che il Latina invece magari ha perso e ha dominato dal punto di vista del gioco. Grandissimo, grandissimo spunto questo di Terenzi che scarica un siluro dalla distanza, c'è forse anche una deviazione che mette fuori gioco Oresti, ma porta il risultato sul 4-1 e festeggia tutta la Centuri. La partita sembrerebbe a questo punto chiusa, ma la Virtus Fondi non ci sta a alzare bandiera bianca in una partita così importante, dimostra una grandissima forza d'animo, un grandissimo carattere. Frainetti impegna ancora una volta un insuperabile Ciarla che però è costretto a raccogliere il pallone in fondo al sacco a causa di questo siluro da parte di Matteo Olleia che riesce a dunque segnare il gol del 4-2. Il Latina poi ha questa chance con Bulbo Aka, ma Oresti è pronto, è reattivo sulla conclusione del giocatore Pontino, c'è questa azione, guardate, condotta da Angeletti che si porta a spasso tutta la difesa ospite, un'azione spettacolare quella del giocatore Pontino che ha acceso la musica suonando il valzer e per poco non inventava un gol da fantascienza, ma Angeletti è anche capace però di questi errori, di queste ingenuità che per poco non costano caro. Simone Olleia ha provato, non ha trovato lo specchio della porta, poi c'è il fallo commesso da D'Angelo che scatena delle furibondi proteste da parte della formazione di casa di Pastina, cerca di far valere le proprie ragioni, ma ormai il direttore di gara ha fischiato un calcio di punizione che si rivelerà fatale perché questa volta Alessio Frainetti non perdona e realizza il gol del 4-3 accorciando ulteriormente le distanze. Il Fondi a questo punto ci crede e continua a pigiare il piede sull'acceleratore, questa azione tipica del calcio a 5 che porta Di Martino a realizzare il gol del pareggio, un 4 a pari che ci sentiamo di dire meritato per la formazione ospite che è venuta al Pala Bianchini per imporre il proprio gioco e a tratti c'è anche riuscita, ha trovato però un Latina che è stato mortifero in tutte le ripartenze, c'è stata poi ancora la possibilità per il Fondi di realizzare il 5-4, ma ancora una volta Simone Olleia non trova il gol, ipnotizzato da un sontuoso Ciarla, da un superlativo Ciarla, e c'è poi Angeletti che conquista questo calcio di punizione, l'unica ingenuità della partita da parte di uno stratosferico Alessio Frainetti che sarà il migliore in campo mondo futsal, c'è questa realizzazione, questo tiro libero che viene concesso al direttore di gara perché era il sesto fallo e ancora una volta Terenzi raccoglie una respinta di Oresti su conclusione di Gaito, realizza il gol del 5-4, mancano 5 minuti alla fine della partita e per la Centuri dunque c'è una nuova situazione favorevole di vantaggio e la Virtus Fondi a questo punto deve cercare di
stringere i tempi perché manca pochissimo alla termine della gara. C'è Angeletti che spreca la possibilità del 6-4, mancano 2 minuti, c'è il sesto fallo, ancora una volta un'ingenuità da parte della formazione di casa. Alessio Frenetti, c'è Ciarla che di piede respinge, un prodigio compiuto dal portiere di casa che salva il risultato, e dunque finisce con la vittoria della Century che conquista 3 punti pesantissimi. La Virtus Fondi esce sconfitta, ma assolutamente non esce ridimensionata dal punto di vista del gioco.